Walter Musillo è il candidato di Taranto del centrodestra. Sì, proprio lui, l'ex segretario provinciale del PD. Ma io qua la destra mia è questa, vedi questo signore? Franco Vitanza, Ula Basile. E rinnegate la candidatura? No. E come fate a parlare, a presentare un uomo di sinistra? Leggete il libro, così capisci. No, voglio capire. Io rappresento Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia chi presenta? Musillo. E Musillo che cos'era? Ex PD. Bene, complimenti per la coerenza. Vedo che proprio voi e la coerenza avete litigato. No, vorrei capire. Io non lo capisco, sinceramente. Hai capito bene, basta. E anche gli elettori. Come possono votare un uomo di destra che vota il segretario del PD? Noi voteremo Fratelli d'Italia. E quindi non voterete Musillo? Voteremo anche Musillo. Ma con molto Malox, molto gastroprotettore. Io ci ho, vedi, Franco Vitanzi, che è la storia di Fratelli d'Italia della destra. Io ho ascoltato quello che ha detto base di... Benissimo, ascoltate ora come Musillo amava ed elogiava il suo PD. La mia linea politica si rifà alla mozione nazionale Renzi. Alla mozione nazionale Renzi. È in quel solco che vogliamo guidare il nuovo Partito Democratico anche a Taranto, quindi un partito nuovo, un partito che si apre soprattutto ai cittadini e si apre anche ai nostri elettori. Non vogliamo più rimanere all'interno delle nostre stanze, il Partito Democratico vuole uscire, vuole confrontarsi con tutti i nostri elettori e probabilmente anche con quelli che fino ad ora non ci hanno votato. Mi rivolgo a voi, elettori del centrodestra, elettori della destra. In realtà ora voi non avete un candidato sindaco vostro che rispecchi le vostre ideologie. Certamente non può essere Melucci, candidato del centrosinistra, e non può essere neanche Walter Musillo, che è candidato mascherato, tra virgolette, da centrodestra, ma lui è un uomo di sinistra, dichiaratamente di sinistra, già segretario provinciale del Partito Democratico e un anno fa candidato alla regione con Emiliano. Dunque non avete un candidato. Io chiedo di premiare il mio impegno, le mie battaglie che ho fatto per Taranto in 21 anni di attività giornalistica. Ho combattuto la grande industria, l'Ilva, sino al punto di essere licenziato per aver difeso l'ambiente a Taranto, la vita dei tarantini. Ricorderete anche le mie tantissime denunce in ambito di invivibilità contro ogni forma di malaffare pubblico e privato. Per questo chiedo la fiducia, la chiedo a voi, elettori di centrodestra ed elettori di destra, a cui è stato negato un candidato sindaco che rispecchiasse davvero le vostre ideologie.